Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Pace e bene, carissimi amici, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con la parola della domenica. Oggi vi raggiungo dalla cappella interna della nostra curia provinciale in Foggia. Siamo incamminati in questo tempo per annum e la parola di questa terza domenica può essere riassunta, potremmo dire, dall'espressione di Gesù, incipit, dell'odierna pericope evangelica. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. La storia della salvezza trova nella persona e nella missione di Gesù il momento decisivo e determinante della relazione fra l'uomo e Dio. Il filo conduttore allora della liturgia della parola di questa domenica, che ha come sfondo la dimensione del tempo, è costituito proprio dal duplice aspetto su cui si gioca la nostra relazione con Dio: un appello, una chiamata e una risposta che si traduce poi in una sequela. Già nella prima lettura tratta dal libro del profeta Giona possiamo cogliere il senso di un rapporto dialogico fra Dio e il suo popolo, fra Dio e i cittadini di Ninive, che porta da una parte il popolo a non rimanere insensibile di fronte alla parola annunciata dal profeta e quindi ad accogliere l'invito alla conversione, dall'altra a scongiurare il castigo di Dio alla città. Dio vide le loro opere, ascolteremo, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. A questo brano dell'Antico Testamento la liturgia affianca quello del Vangelo secondo Marco con l'invito di Gesù alla conversione. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Quindi la chiamata dei primi discepoli. Gesù, passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, e li invita a seguirlo. Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, annota l'evangelista Marco, lasciarono le reti e lo seguirono. E così avviene anche per altri due fratelli, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo. Gesù chiama e cambia la vita di questi uomini, li destina ad una missione. Non si tratta allora solamente di ascoltare una parola o di abbracciare un'idea, ma di convertirsi ad una persona, a Gesù Cristo, aderendo a Lui, abbracciando il suo progetto. Solo nella lezione a Lui, carissimi amici, possiamo essere certi di realizzare veramente e pienamente la nostra vita. Possiamo scoprire il senso vero della nostra esistenza, del nostro cammino terreno e di ciò che sarà il nostro destino finale. Affidiamoci a Lui e fidiamoci di Lui. Pace e bene e buona domenica della parola a tutti.